Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, come di consueto, il bollettino aggiornato dell'emergenza coronavirus. Resta stabile la percentuale di tamponi positivi rispetto a quelli analizzati. Sotto attenzione c'è però la ASL di Chieti, in particolare alcuni possibili focolai a Vasto e a Lanciano. Vediamo il servizio. 7 nuovi casi di Covid-19 rispetto a ieri. Questo è quanto è emerso dai test eseguiti su 1260 tamponi nei laboratori dei 4 capoluoghi di provincia abruzzesi. La percentuale dei contagi è dello 0,5%, mentre ieri è stata dello 0,6, cioè 8 positivi su 1332 tamponi analizzati. Dei 7 nuovi casi, 6 attengono alla ASL Lanciano-Vasto-Chieti ed uno alla ASL di Teramo. Nessun caso nella ASL Aquilana e soprattutto in quella di Pescara, la più colpita nell'emergenza. Il totale dei casi è pari a 3.193 casi positivi al Covid-19, 191 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale, in terapia non intensiva, 6, invariato rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 1.216, meno 7 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. In totale le persone decedute sono 388, 3 in più rispetto a ieri, una 88enne di Pescara, una 78enne di Prato alla Peligna e un 70enne di Montesilvano. I dimessi guariti sono 1392, 13 in più rispetto a ieri, 1164 hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Quindi sono attualmente positive in Abruzzo 1413 persone, con una diminuzione di 9 unità rispetto a ieri. E noi adesso ci colleghiamo, lo vedete, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito con Vasto, con il sindaco di Vasto, Francesco Menna, a cui insomma, chiedo innanzitutto qual è la situazione aggiornata in tempo reale. Buonasera sindaco. Buonasera a voi e grazie per l'invito. La situazione attualmente è quella di 30 casi positivi, rispetto a quelle che sono le comunicazioni che ci fornisce la ASL e la regione Abruzzo, 30 casi positivi riferibili alle ultime ore, ovvero dalle comunicazioni che vanno dall'8 maggio ad ieri. Ieri ci sono stati 7 casi positivi che, aggregandosi al contesto del report generale, fa arrivare Vasto a 43 casi positivi, 20, a cui si aggiungono 24 guariti e un deceduto, per un totale di 68 persone. Ecco, alcune persone, sindaco, avevano anche temuto che questo nuovo focolaio nel quartiere San Paolo di Vasto potesse in qualche maniera anche far retrocedere la regione Abruzzo proprio nel momento in cui si stava per tornare alla normalità e oggi insomma abbiamo visto le attività commerciali che hanno ricominciato pian piano ad accogliere i clienti. L'assessore Verì ci ha assicurato che insomma per il momento la situazione è sotto controllo, però lei ha sentito anche il ministro dell'Interno, così che cosa vi siete detti? Ho sentito il senatore Gianluca Castaldi, che ringrazio di cuore per l'attenzione, le telefonate e le preoccupazioni espresse, e per il suo tramite ci siamo rapportati con il Ministero dell'Interno, perché fin da subito, appena sono arrivati i primi dati che facevano sbalzare a 30 casi in più il report di Vasto, che è sempre stato un contesto diciamo sereno dal punto di vista del Covid rispetto al circondario, mi sono subito sentito in dovere di appellarmi a tutte le autorità affinché vi fosse attenzione nella nostra città, ma soprattutto presenza di forza dell'ordine. Ho chiesto un presidio H24 nelle zone interessate e soprattutto tamponi a chiunque chieda tamponi nel quartiere, al fine di evitare anche ipotesi di cinturare l'aria o addirittura arrivare nell'eventualità che dovessero aumentare i casi a obbligare la regione a fare una zona rossa. Questo è quello che si voleva scongiurare e che dai dati che ci arrivano si sta scongiurando. Naturalmente la presenza di forze dell'ordine, i tamponi a tappeto ci consentono di evitare la zona rossa e di stare sicuramente più tranquilli.
È un po', diciamo, così strano quello che è accaduto, perché queste persone si sono recate addirittura fuori regione per un funerale che tra l'altro nemmeno si poteva celebrare stando alle regole del governo. Forse c'è stato anche un problema di controlli, una qualche falla nel sistema, non lo so, lei che cosa pensa al riguardo? Ma io in queste ore e in questi giorni mi sto dedicando a circoscrivere il fenomeno, a farlo mappare, a far fare tamponi a tappeto, a chiedere forze dell'ordine, tant'è che oggi anche al Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, al Prefetto, ho chiesto che venissero incrementate le forze dell'ordine di Vasto, perché nella cocca allargato, come indetto con la Regione Abruzzo, questo mi è stato promesso e questo mi è stato promesso e garantito anche oggi. È l'unico modo per superare questa fase. Dopodiché, superata la fase, tornata al giorno del sorriso e delle rassicurazioni, e quindi nel momento in cui ci saranno tutti guariti, si passerà alla fase delle responsabilità penali, civili, amministrative, alla fase delle multe, alla fase del chi ha fatto cosa e delle cause. Indubbiamente il fatto che delle persone hanno trasgredito l'obbligo di non andare fuori regione porterà appunto in quella seconda fase a un momento di responsabilità. Oggi noi, secondo quella che è la mia opinione, ma l'opinione diffusa dei tanti, abbiamo bisogno di collaborazione di tutti, di responsabilità di tutti, ma soprattutto di tamponi e forze dell'ordine. Ecco, c'è stata anche una reazione, poi fra un po' la vedremo insomma anche con degli striscioni, arrancitelli, una reazione forse anche, senza il forse, scomposta della comunità rom. Nessuno vuole criminalizzare, però è chiaro che bisogna, e questa è una lezione che ci arriva, bisogna stare attenti, perché basta un non nulla per tornare indietro di 2 mesi nel tempo. Certo, io assolutamente faccio un appello a che ci sia responsabilità, consapevolezza da parte di tutti. Nessuno deve soffiare sul vento dell'odio, nessuno deve soffiare sul fuoco, perché quando poi i fuochi si accendono non si sa se si riesce a spegnerli, e quando lanciano parole su Facebook sono come pietre che non si sa cosa colpiscono e a chi fanno male. Quindi lo dico sia alla comunità rom, lo dico anche ai cittadini tutti: abbiamo bisogno di un momento di serenità, abbiamo bisogno di un momento di collaborazione da parte di tutti. Sono convinto che le stesse famiglie rom vogliono uscire quanto prima da questa situazione, sono convinto che tutti i cittadini vogliono che si esca da questa situazione, dopodiché arriverà il momento del giudizio, cioè il momento del giudizio penale, il momento del giudizio civile, il momento del giudizio amministrativo. È una seconda fase. Il mio appello oggi è quello a serenità, a collaborazione, a farci lavorare in maniera serena e a non soffiare sul vento e sul fuoco, perché altrimenti ci crea un lavoro maggiore a tutti e ci crea naturalmente una preoccupazione maggiore. Sindaco, prima di lasciarla, perché so che ha anche altri impegni nel comitato dei sindaci, che prenderete qualche provvedimento? Avete già intenzione di insomma, mettere in campo qualche misura al riguardo? Ma al Comitato Ristretto dei Sindaci della ASL io chiederò naturalmente alla ASL, Lanciano, Chieti Vasto, ma soprattutto alla Regione Abruzzo e quindi all'Assessorato Regionale alla Sanità di stare vicino a questo territorio. Stare vicino facendo tamponi, quindi facendo tamponi a tappeto, stando vicino a distribuendo mascherine e dispositivi di protezione, stando vicino mettendo all'occorrenza tutto il capitale umano che c'è a disposizione, perché come si è detto fin dall'inizio, in un momento in cui l'Abruzzo va verso dati sicuramente migliori, Vasto ha avuto questa impennata, quindi è bene concentrarsi sulla nostra città e nel giro di pochi giorni risolvere questo problema. Poi naturalmente registro che ci sono investimenti in altri territori. Pescara ha appena inaugurato, credo, un ospedale Covid da 10 milioni di euro, Avezzano pare abbia altre risorse, io chiedo che ci siano risorse anche per questo territorio che ne ha tante bisogno.
Grazie al sindaco di Vasto, tra l'altro per completezza di informazione diciamo che problemi simili ci sono stati anche a Lanciano con 6 casi in un palazzo del quartiere Santa Rita, insomma anche lì questo funerale in Molise ha provocato delle problematiche. Io ringrazio ancora il sindaco di Vasto Francesco Menna e gli auguro buon lavoro. Andiamo grazie avanti con il nostro telegiornale, in qualche maniera restiamo alla notizia che riguarda Vasto e il funerale che si è celebrato a Campobasso. Andiamo a vedere, e chiedo alla regia di mettere in onda gli striscioni che sono apparsi a Pescara nel quartiere Rancitelli. Basta attaccarci giornalista terrorista e qui nessun contagio, la Covid-19, siamo sempre discriminati. Questo è il contenuto degli striscioni apparsi nel quartiere di Pescara, come vi ho detto poc'anzi. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di questo per la presenza di alcune persone risultate positive al Covid-19 dopo aver partecipato, e ne abbiamo parlato diffusamente, ad un funerale in Molise da cui sono partiti numerosissimi contagi. Sugli striscioni che sono stati rimossi sono in corso delle indagini da parte delle forze dell'ordine. 4, secondo i dati della task force della regione Abruzzo, sono le persone che sono risultate positive nel quartiere. I contagi risalirebbero ad alcuni giorni fa, sarebbero circoscritti e sotto controllo. Sulla questione era intervenuto, lanciando l'allarme, anche un comitato di quartiere. Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha chiesto alla prefettura una vigilanza particolare dell'area. Sulla vicenda degli striscioni interviene anche il sindacato dei giornalisti abruzzesi, che condanna l'ennesimo attacco alla libertà di stampa e ai doveri che dei cronisti impegnati ormai da mesi nel racconto degli aspetti legati all'epidemia di Covid-19. Si tratta, dice lo SGA, di notizie correttamente verificate e riportate dal complesso dei media regionali. Ciò non di meno c'è chi ritiene addirittura di bollare i giornalisti come terroristi. Conclude lo SGA, sono attacchi vili anche perché espressi in forma anonima. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e adesso andiamo a vedere insieme il videomessaggio arrivato pochi minuti fa in redazione del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, videomessaggio così come augurio per la riapertura delle attività commerciali. Sentiamolo. Intanto oggi auguri a tutti quelli che hanno ripreso l'attività, che sono riusciti a farlo. So che alcuni sono arrivati già allo stremo prima del Covid e questa epidemia, questo blocco magari ha tagliato le gambe a tante attività, ma c'è appunto chi ha ripreso e si spera che questa ripresa possa consentire di far tornare a circolare l'economia, a ricreare posti di lavoro, a fare in modo che le persone lavorando possano produrre quelle economie e quelle ricchezze che servono a vivere, non dico nel benessere, ma insomma a superare la fase di crisi. Io ho dato il buon esempio oggi andando, come vedete, dal barbiere a tagliare i capelli, e si è dimostrato anche in questi giorni con i numeri delle tendenze epidemiologiche che le paure che ci sono state erano infondate, e comunque rispetto a queste paure abbiamo saputo prendere le misure opportune. Io spero che già da domani o comunque entro la settimana, nei prossimi giorni, siamo alla portata di realizzare l'obiettivo di avere 0 contagi, 0 nuovi casi positivi nell'intera regione e spero presto anche 0 decessi. Oggi purtroppo ancora qualche decesso, pochi, ma c'è ancora qualche persona che purtroppo è deceduta o a causa del Covid o, diciamo, o perché il Covid ha concorso insieme ad altre morbidità a peggiorare il quadro clinico, e questo ovviamente ci rattrista e aspettiamo con ansia il momento in cui si possa, non dico festeggiare, ma comunque registrare 0 contagi, 0 decessi e tanti tanti guariti. Peraltro poco fa nella mia stanza ho ricevuto un dirigente del Corpo del Soccorso Alpino che era stato contagiato e che è venuto con una vistosa fasciatura sul braccio raccontandomi con orgoglio di aver, siccome era stato
contagiato, uno dei primissimi contagiati nella regione Abruzzo e nella città di Pescara, e tra i primi ad essere guarito. Oggi è stato il primo ad aver donato il sangue tra le persone selezionate dall'ASL e ritenute compatibili dall'Istituto Spallanzani, e quindi io chiedo a tutte le persone che sono guarite da questa terribile malattia di mettersi a disposizione dell'ASL competente, di mettere a disposizione il proprio sangue per produrre plasma iperimmune qualora ritenuto compatibile con la donazione dagli istituti medico-scientifici, perché questa è una delle terapie che può davvero cambiare le sorti di questa malattia, di questo contagio, e la maniera in cui poterla affrontare comunque con un'arma in più. Quindi grazie, forza Abruzzo, lavoriamo per la ripresa, lavoriamo per rimettere in piedi tutte le attività, e nei prossimi giorni, se l'andamento epidemiologico continuerà ad essere così favorevole, altre attività potranno riaprire e quelle magari già aperte potranno cominciare a farlo con minori limitazioni. Grazie a tutti. E dunque il 18 maggio, la giornata odierna, è una giornata importante perché segna la riapertura di tantissime attività sul territorio. La nostra regione prova a rimettere in moto la sua economia con i clienti che sono potuti tornare all'interno di negozi di vario genere dopo oltre 2 mesi di chiusura forzata proprio a causa del contagio da coronavirus. Noi andiamo a Pescara e a Teramo per vedere com'è andata nei servizi di Paolo Renzetti e Tania Bonnici Castelli. Dopo 70 giorni riaprono i negozi di abbigliamento a Pescara, si riparte con tanti punti interrogativi ma con tanta voglia di tornare a lavorare. Sì, sicuramente abbiamo tanta voglia di lavorare, i punti interrogativi li stiamo sciogliendo perché seguiamo tutti i giorni tutte quante le normative e ci stiamo aggiornando. E al negozio chiuso hanno sanificato tutto, quindi l'ambiente è in ordine, siamo organizzati anche per la pulizia serale, i capi per la prova per i clienti, per stare più tranquilli, faremo provare 2 capi per decidere la misura che andrà bene, poi potranno scegliere colori, modelli e quant'altro. Una volta i capi provati verranno messi in quel camerino dove c'è uno stendino e la sera saranno sanificati con un macchinario a luci rosse, LED. Stesso macchinario potremo utilizzarlo per sanificare anche le calzature e le ciabattine da mare, anche se la norma, ho sentito questa mattina, che non c'è bisogno, però conviene comunque essere tranquilli. Ci sono tutte le indicazioni, i sanificatori all'ingresso, c'è il gel, daremo le mascherine a chi ne viene sprovvisto e anche i guanti, quindi siamo in attesa dei clienti e siamo contenti. Questo negozio è grande, quindi abbiamo 10-12 persone che possono entrare. La regola che è un cliente ogni 40 metri quadri e un dipendente e un titolare nello stesso luogo. Dalle 6:30 di questa mattina torna il rito del caffè. Grazie, meno male, devo dire, un po' di affluenza c'è, fa ben pensare, ecco, percentuale bassissima, però tutto fa presupporre il meglio, ecco. Devo dire che i primi caffè avevo il tremore alle mani, ecco, meno male che non ho neanche aperto, che già c'era un amico ad aspettarmi, grazie a Dio ci sono un sacco di persone che ci tengono. Vogliamo un attimo spiegare come funziona, chi entra nel bar, cosa deve fare? Ti vediamo ovviamente con mascherina e guanti, parliamo anche del distanziamento per esempio. Sì, allora, bene o male non sono molto tecniche, sono norme di buon senso, cioè tenere una distanza di 1 metro, tavolini larghi, non più di 2 persone e niente, sempre pulire le postazioni dopo essere state utilizzate con i prodotti igienizzanti e il resto viene da solo. Teramo decisamente riparte, sembra un sogno qui, Piazza Martiri piena di tavolini e sedie, i negozianti riaprono le saracinesche ma non tutti sono pronti ad accogliere i clienti. C'è emozione negli occhi dei commercianti teramani, sembra una grande inaugurazione, un nuovo inizio, una nuova vita. Siamo pronti, un po' emozionati, parlavamo ieri con mio padre, sembra che come se fosse una nuova inaugurazione, come se stessimo rinaugurando il negozio. È chiaro, poi ci sta dall'altro lato, la controparte è che ovviamente siamo un po' preoccupati per come sarà la ripartenza, perché adesso sicuramente non è un momento facile, le persone devono ancora capire
la portata di quello che è successo. Ripartite, ma con quali precauzioni? Con tutte le precauzioni che lo Stato ci ha imposto, e quindi il distanziamento tra un tavolo e l'altro e dei clienti tra di loro. Gli orari come saranno? Gli orari sono liberi per il momento, quindi noi siamo aperti dalla mattina alla sera, come sempre. Come la vede questa riapertura? È un po' dura, però ci proviamo, ricominciamo, speriamo, siamo certamente ottimisti, soprattutto per quello che riguarda un po' l'economia. Dopo che abbiamo un po', come dire, salvato la salute, cerchiamo di salvare anche l'economia. Non tutti però sono pronti ancora oggi a riaprire. Qualcuno forse ancora deve attivare i dispositivi di sicurezza, quindi, però bene o male, diciamo, buona parte dei colleghi sono in negozio. Quale messaggio vuole lanciare a tutti? Beh, senz'altro una, come dire, di speranza, perché l'economia riprenda non solo a Teramo, perché ultimamente siamo stati, come dire, molto penalizzati, ma soprattutto anche un po' rivolto ai cittadini, ai teramani, ai non teramani, affinché tornino nei negozi a fare acquisti, perché davvero se muore il commercio muore anche la città. Pronto a riaccogliere i suoi clienti? Prontissimo, qualora abbiano ancora interesse a farsi qualche bel regalo, che è sempre un momento di gioia, un momento di spensieratezza, soprattutto suggella qualche lieto evento, è sempre la forma per un ringraziamento particolare. Me lo auguro che ci sia ancora questa spensieratezza nel poter affrontare delle spese che in questo momento probabilmente non sono eccessivamente necessarie. Siete pronti a riaprire come ristoratori? Noi non ancora siamo pronti, però quasi pronti. Stiamo sistemando, mettendo, diciamo, che tutte le normative, rispettando normativa, quello che ha fatto il decreto. Una vetrina piena di fiori, quindi un messaggio di grande ottimismo. Siamo positivi e ottimisti, cerchiamo di tirarci anche un po' noi su. Speriamo bene, oggi come prima giornata, dai, già qualcosina si è smosso. Ho ricevuto tanti messaggi di una buona ripartenza, questo mi ha anche un po' commosso, e niente, dai, incrociamo le dita e speriamo tutto bene. Viva l'Italia, l'Italia liberata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Continuiamo con il nostro telegiornale, andiamo a vedere quanto accaduto questa mattina a Pescara con il gruppo consiliare regionale di Forza Italia, che ha indetto una conferenza stampa per presentare il pacchetto per la ripartenza. Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri descrive le proposte nel servizio che vediamo realizzato da Giuseppe Dintino. Forza Italia è il collante di questa maggioranza e ci mette tanto buonsenso, tanto cuore e tanta testa. Forza Italia, a volte schiacciata tra Lega e Fratelli d'Italia, rivendica il suo ruolo all'interno della maggioranza regionale e lancia le sue proposte per la ripartenza. E aiuterà il governatore Marsiglio a varare, si spera, nel più breve tempo possibile, ovvero in questa settimana, una norma che parte da 53 milioni di euro, arriva secondo noi a 100 in poco tempo e si occupa di dare respiro alle nostre partite IVA universalmente esistenti, a chi è più in difficoltà, agli asili privati da 0 a 6 anni, agli operatori dello sport, della cultura, e di inserire alcune leve che facciano ripartire le attività interne delle nostre imprese artigiane, come il sisma e l'eco bonus sull'edilizia pubblica. Insomma, è un pacchetto di misure che noi sentiamo profondamente vicine al nostro modo di vedere la vita. Le proposte di Forza Italia e della maggioranza complessiva, mente considerate, sono state già depositate in commissione, sono state offerte anche alla valutazione delle opposizioni, così come noi siamo assolutamente favorevoli a recepire indicazioni che ci possono essere sfuggite, perché l'interesse complessivo è fare una buona norma per l'Abruzzo. Andremo in conferenza di capigruppo tra qualche minuto per stabilire la seduta del Consiglio regionale in questa settimana. Quindi, se saremo in grado di porre in essere delle misure convincenti, tra mercoledì e giovedì potremo andare in aula e approvare la norma. 5 argomenti per rilanciare Pescara e quanto presentato dal Movimento 5 Stelle, che spiega cosa dovrebbe fare l'amministrazione di centrodestra per la fase 2 del capoluogo adriatico.
Da destra a sinistra, quando occorre trovare lavoratori a costo zero, vi è la stessa semplice risposta. Utilizziamo chi percepisce il reddito di cittadinanza. E questo benché il reddito non sia una sorta di servizio civile, ma un aiuto ai disoccupati in difficoltà economica, mentre si dovrebbe lavorare affinché questi trovino un impiego salariato. L'ultima proposta per rendere ben spesi i redditi di cittadinanza arriva proprio dal partito che ne ha fatto un cavallo di battaglia. Secondo i 5 Stelle pescaresi, chi riceve il bonus potrà rendersi utile nel far rispettare le misure di sicurezza anticontagio. Percettori del reddito di cittadinanza che potrebbero in un certo qual modo essere utilizzati per coadiuvare la protezione civile e le guardie ambientali, che appunto al momento sono le uniche categorie individuate dall'amministrazione, in queste attività di presidio e di controllo degli accessi presso tutte le aree verdi. Sono 5 punti su cui si concentra la proposta dei 5 Stelle: l'urbanistica, la mobilità, la digitalizzazione, le spiagge libere e gli spazi aperti e le periferie. L'accusa all'amministrazione è quella di essersi dimenticata di alcune categorie di cittadini. Oggi quello che vogliamo, di cui vogliamo parlare nello specifico, è proprio il fatto di puntare l'attenzione sui quelli che abbiamo definito anche nel titolo di questa conferenza i grandi dimenticati dall'amministrazione. Perché se è vero che ci sono delle emergenze e delle urgenze importanti, è vero anche che il dibattito, diciamo, dell'amministrazione Masci del centrodestra si sta focalizzando solo su alcune categorie diciamo di lavoratori o di imprenditori. Nello specifico sentiamo e vediamo alla ribalta sui giornali, sui quotidiani parlare spesso dei ristoratori, dei bar, dei balneatori, e se queste categorie sono assolutamente importanti e hanno bisogno del massimo sostegno dell'amministrazione, dobbiamo ricordare che non sono i soli ad avere bisogno di un sostegno e non rappresentano ovviamente la totalità, diciamo, dell'imprenditoria e dei lavoratori del comune di Pescara. Nella proposta sulle periferie l'intenzione è quella di programmare alcuni eventi estivi, come ad esempio il cinema all'aperto, anche nei quartieri popolari e non solo nel centro frequentato dai turisti. Per quanto riguarda le spiagge libere, secondo 5 Stelle è stato scongiurato il rischio di privatizzazione e intendono convenzionarle con delle associazioni, ma sempre consentendo il libero accesso, specialmente ai disabili. Innanzitutto abbiamo pensato all'utilizzo delle spiagge libere attraverso delle convenzioni specifiche con scuole di infanzia, asili nido e associazioni che potrebbero appunto gestirle per garantire, magari anche in fasce orarie concordate e secondo le rispettive competenze, vari servizi. Ora passiamo allo sport e al calcio. Cambia il protocollo per cercare di far ripartire i campionati. A breve è atteso il via libera sul documento che potrebbe dare maggiori opportunità nel rispettare le linee guida in maniera puntuale. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Jacopo Forcella. Il calcio si dota, potrebbe farlo presto, di un nuovo protocollo, diverso e migliorato rispetto a quello sul quale si è discusso per giorni e che nei fatti non ha convinto in primis quelle società, specie in Serie A, che stanno tornando piano piano al lavoro di gruppo nei rispettivi centri sportivi. Il nuovo documento preparato nelle ultime ore dalla Lega di Serie A e dalla Federcalcio è stato ricevuto dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora ed è probabile che a breve possa arrivare il via libera per adottarlo in maniera definitiva. In settimana, quando tutte le compagini di Serie A torneranno agli allenamenti di gruppo, la decisione dovrà essere di fatto definitiva per poter prospettare una ripresa il 13 giugno o giù di lì, come nelle intenzioni. Il nuovo documento reca 3 capisaldi fondamentali. Il primo è quello che riguarda la ripetitività dei test, cambiando le procedure di screening iniziale applicate ai soggetti in possesso della scheda sanitaria FIGC. La necessità di effettuare più controlli sul gruppo squadra porta alla scelta dello schema della Federazione Medico Sportiva, che era stato messo da parte nella precedente versione. Il test molecolare, l'esame del tampone, verrà effettuato a 72-96 ore dall'inizio degli allenamenti di gruppo e al tempo zero degli allenamenti collettivi. Poi verrà ripetuto ogni 4 giorni. Il test sierologico per la ricerca degli anticorpi verrà effettuato all'inizio degli allenamenti collettivi e poi ogni 14 giorni. I giocatori e il resto del gruppo squadra vengono divisi in 2 e non più in 3 gruppi. Salta la divisione fra positivi e positivi lievi. L'obiettivo è quello di creare un gruppo medicalmente coerente con le indicazioni già fornite dal Comitato Tecnico Scientifico in merito alle misure per il contenimento epidemico. Secondo punto, niente più raduno blindato e
chiuso a qualsiasi contatto con l'esterno, resta il concetto di gruppo squadra che però sarà organizzato senza far ricorso alla clausura nel centro di allenamento delle squadre. I soggetti appartenenti al gruppo squadra dovranno raggiungere il luogo dell'allenamento e far ritorno al domicilio al termine dell'allenamento stesso con mezzi propri e rispettando le misure anticontagio. Dovranno essere evitati per quanto possibile gli autisti. Tutti i soggetti dovranno essere dotati dei dispositivi di protezione individuale, cioè le mascherine e, quando previsto, anche l'uso dei guanti. Naturalmente la fine del concetto di raduno blindato attenua le responsabilità del medico sociale e del medico del lavoro per le figure non sportive, che naturalmente coprirà solo il momento degli allenamenti dei calciatori. Sulla posizione dei medici, peraltro, si è espresso il professor Enrico Castellacci, presidente dell'Associazione Medici del Calcio. Si potrà giocare, ha detto a Radio Rai, cercando di rischiare il meno possibile. Devono essere linee guida che possono essere applicate, altrimenti sono solo carta straccia. Finora sono stati fatti protocolli non applicabili. Inconcepibile che la responsabilità sia data solo al medico. I giocatori dovrebbero firmare un foglio in cui si attengono alle linee guida. Terzo caposaldo. Il vero nodo è sempre stato infatti quello riguardante la possibilità di un contagio durante la fase di preparazione. Che fare nel caso di una positività registrata durante gli allenamenti? Si dovrà provvedere all'immediato isolamento del soggetto interessato. E gli altri? Da quel momento, c'è scritto nel protocollo, tutti gli altri componenti del gruppo squadra verranno sottoposti ad isolamento fiduciario presso una struttura concordata. Saranno sottoposti ad attenta valutazione clinica sotto il controllo continuo del medico sociale. Saranno sottoposti ad esecuzione di tampone, anche rapido, ogni 48 ore per 2 settimane, oltre ad esami sierologici da effettuarsi la prima volta all'accertata positività e da ripetersi dopo 10 giorni o secondo periodicità o ulteriori indicazioni del comitato tecnico scientifico. Nessun componente del suddetto gruppo squadra potrà avere contatti esterni, pur consentendo al gruppo isolato di proseguire gli allenamenti. E anche su questo il professor Castellacci ha puntualizzato. Ha ragione chi dice che non si possono costringere i calciatori ad un'ulteriore quarantena, bisognerà piuttosto responsabilizzarli cercando di essere un po' flessibili ed entrando nella logica tedesca, non in quella della quarantena in caso di Covid-19. Penso, ha concluso Castellacci, che il 13 giugno si possa davvero ricominciare. Prima di salutarci, a proposito di ripartenze, torna sui nostri schermi Replay dopo questo periodo di sospensione dovuto all'emergenza coronavirus. Dunque torna la trasmissione dedicata alla Serie B, in particolare al Pescara, condotta da Enrico Rocchi. L'appuntamento è al solito orario questa sera alle ore 21 sulla nostra emittente. Per quanto riguarda il telegiornale è tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.